Marci, guardiamo oggi altri video di Minecraft. Raimondo Vianello! Questo lo tengo. Il buon Raimondo, vediamo cosa succede oggi a Steve 2. Steve 2, cosa combina? Pistone. Smonterà il letto. Ok, ok. E poi lui sale e si divide. Si divide nel letto. Sì, no, si divide lui. Uno può dormire a sinistra. Secondo me si divide lui proprio. Prova. Ci ho azzeccato io, guarda. Questo è fattibile, un bug. Dici? Sì, è un bug. Si poteva fare una roba del genere. Io non sono d'accordo su questa cosa. Ma va bene così, va bene così, va bene così. Comunque era, tipo, all'interno era vuoto Steve 2. Non so come mai, ma... Va bene, va bene, va bene. Steve 2 con solo i piedini. 1-12 piedini di ferro. Piedini di ferro, secondo me quei piedini lì hanno qualche potere particolare. È il contrario di Kendall. Okay, esatto, perché Kendall è amante Lo sapevo io. Ma... Questo è fattibile però, dai, questo è fattibilissimo, Moddando Minecraft lo puoi fare. Cioè, non è che dici... È il player che si divide in due parti. Quante volte, raga, ci sono delle mod con i fluidi che vanno dentro. Esatto. Repeater con Redstone, cosa fa? Tipo, fa sparire... Fa tipo una porta automatica? Sta provando a fare... Sì, una simil porta automatica. Non comprendo cosa vuole arrivare. Non c'è Steve 2 però, C'è un Enderman che... Se l'ha rubato. No! Può succedere? Non penso proprio. Sai che non ci ho mai pensato a questa roba. Proprio. Boh, io rimango un po' col quesito. Poi rispondete per questo nei commenti, ragazzi. Secondo me era Steve 2 morfato da... Ah, morfato in Enderman. Ci sta. Bedrock la spacca. Rompe? Dici che è così potente Steve 2 da rompere? Ok. Blocco di diamante. Io non l'ha preso. No. Ti prego, no! Se li troppo... Aspetta! Cosa diventa? No, non ho... Ok, non diciamo niente, Marcello, non diciamo nulla. Facciamo come se nulla fosse successo. Steve 1, cosa c'è nell'inventario? L'inventario è molto ordinato. Si è tolto la testa. Le gambe? No, che figo! Può mangiarla? Può metterla a posto ai piedi? No, che figo! No, è una figata però! Vabbè, è un po' inquietante in realtà. Ti prego, dimmi che poi si può muovere. Secondo me però, in qualche modo, è difficilissimo da fare, ma fattibile secondo me. Questo mi ha devastato. Questo è quello più sorprendente per adesso. Eccolo. 1-12-2 sempre. Eccolo, è il nostro amico... È lui, è Steve 2 che fa il farmer, attenzione, fa il demarker nella vita in città 2, il nostro amico. Però, 1-12-2, come ci dice il buon Marci, cosa combinerà? Non vedo l'Iron Golem, come sempre, che sono amici. Questi due? No, non li bridare. No, aspetta, perché gli droppa il pane? Non so, questo tipo gli Uglin che ti danno l'oro indietro. Oh, arriva lui. Ma perché? Cosa gli ha fatto? Signor Iron Golem? Beh... Non ho compreso, Marci. Perché è successo? Ma che cos'è sta roba? Ancora l'Enderman che rompe le scale. No, ma non ho capito. Sta un baradan di robe. Carpet ovunque. Ah, per far andare l'Enderman nell'acqua. Ok. Ah, perché non trova blocchi fisici attorno. E quindi... con quel blocco... Stanno cercando di colpire... No, scusa, l'Enderman non può prendere danno dalle frecce. Però forse può prendere danno... Te lo spiego. Dalle frecce per terra. Bravo, dall'entità a terra ha preso danno. Che storia. Non ho... Ci sono rimasto male. Questo credo che sia un bug più che Minecraft maledetto, secondo me. Secondo me pure. Va bene, vediamo. Abbiamo un ponte altissimo. Steve e Dream. Vuole fare il trucco MLG? Ah sì, questo ragazzi semplicemente ha ritesturizzato il totem con il bucket, sì. Gli ha cambiato il nome direttamente su Minecraft, è andato tranquillo. Legna. Siamo all'inizio di Minecraft, raccogliamo tutto quanto quello che vogliamo. Con le foglie senza trasparenza. Quindi qua secondo me siamo comunque ancora in 1.12 a vedere un po' delle texture, Una piccola pecorina, vediamo qua cosa... Fattibile, noi siamo qua a smentire cosa è fattibile e cosa non lo è. Fattibile. Poi, vediamo, qua abbiamo un sacco di pigmen. Lui ha preso una sberla incredibile, ha preso due cuori con un colpo, altri due cuori.
Oggi ce l'ha con i totem ritexturizzati. È morto. No, no, è andato, ma è morto. Ah, ma è morto, intendi? Eh sì. Diamante, cosa combinerà Diamond il nostro... Diamond Dond. È arrivato. Attenzione, è arrivato col segnale del diamante. Ti immagini che... No, dai. Me lo aspettavo più carino, eh. Me lo aspettavo col braccio che si allungava e diventava gigante. Inaspettato. Carino. Fattibile. Fattibile perché comunque la lava puoi creare il blocco e piazzarlo. Ok, ma non ti preoccupare, non mi guardare in quel modo, lo sai. Io non lo capisco. Ok, io. Tu vai per primo. Quindi lanciati per primo sulla lava e muore. C'è della netherrack lì sotto, classico della lava. Un danno da caduta. Ah, è vero. Dorme, esplode. No, aspetta. No, aspetta, ma com'è possibile? Sì, esatto. Steve? No, non muore, lui non muore invece. Aspetta. E lui non muore. Vabbè, poi. Mi pare un po' esagerato, signor Steve 2, la scelta. Cosa diamine è appena successo la descrizione? Cosa diamine è appena successo? Vabbè, noi proseguiamo, andiamo dritti a cosa vogliamo fare qua. Vediamo una chestplate. Full ferro, il nostro amico Kendall è entrato nel Minecraft maledetto. E si mette la sua bellissima armatura. La chestplate come ultima. Molto carino, un classico Steve full ferro, come vedi, signor Madamarci. Lo sapevo, era palese. Te l'ho detto che è il nostro amico Kendall. Era palese. Te l'ho detto, è così tanto amante. Inverti anche quelli. Dai, invertiteli. Ma è diventato tipo un robot, è diventato. Carino. È orribile. Però fattibile. È orribile. È fattibile, sì, però. È orribile, non lo metti due, però è fattibile. Se noi diciamo, siamo qua a dire se è fattibile o meno. È fattibile anche questo. Io voglio quelle cose che dici. Quelle robe che dici. Andiamo nella Ether. Quello proprio portale d'acqua. Di Minecraft andiamo nelle backroom. 100 euro. Non ha funzionato. Perché non l'ha fatto Steve 2? Perché se lo fa Steve 2 funziona. Guarda, li rompe e lo fa lui. Ci gioco quello che vuoi. Ci gioco tutto quanto quello che vuoi. Tac. Ah, no, però me l'aspettavo azzurro. Me l'aspettavo azzurro. Adesso. No, io voglio andare nelle backroom. Da quant'è che non vanno nelle backroom? Qua messa di glosson ritexturizzata, Questo sì, anche questo è fattibile. Questo è fattibile. Oggi stiamo trovando più robe fattibili rispetto che il solito, in effetti, tra i nostri amici. Vediamo. Buongiorno, dove stanno andando? Salve! Perché non ci sono i cosi, i guardian? Dici che l'hanno eliminati tutti? Può essere, come se avessero appena finito. Segui la torcia. Segui. Bro! Ma in che senso? Ma cos'è? Carino. Che... Non ci ho mai pensato in tutta la mia vita. Ma papà, è comunque difficile, Fattibile, ma difficile. Questo è tosto, secondo me. Questo è tosto, anche questo secondo me è tosto. 1-10. Però tutto quello che fanno, noi diciamo, infatti, no, cioè, alla fine lo fanno. Sì, però diciamo che alcune cose è veramente quasi impossibile. Cioè, devi secondo essere... me sono dei top programmatori. Sì, anche qua. Secondo me. Sono degli hacker, te lo dico io, degli hacker. È arrivato. Lui, il vero hacker supremo. Vuoi vedere un trucco? Ci chiede il nostro amico. Ok? Smonta la chest e rimane metà e metà. Non è vero. Ok, e se la apre? Ti immagini che figata vedere i metà oggetti da una parte e dall'altra? Sarebbe stato bello da vedere. Però non ce la fanno vedere. La GUI spostata. Quello. E qua cosa combinano? Oggi sempre farm, Oggi sì, ce l'hanno molto con le farm, con le robe... Parlano molto in chat anche There's oggi. More. Ok, ce ne sono un sacco. C'è un sacco di grano, Ciccio. Vediamo però, dove sta andando? Ma ce ne sono altre, diceva. Sott'acqua! Che figo! Questo è fattibile, ma è veramente difficile. Questo è fattibile, ma molto difficile da programmare. Anzi, devi perdere tantissimo tempo. Quanti una barcata. Video fanno uscire? Ne fanno uno al giorno. Una settimana fanno loro, se non mi sbaglio. Quindi in quella settimana lì, secondo me, si progettano tutto quanto. Pensano a cosa fare, cosa non fare. Mappettina di Minecraft. Vediamo se stanno andando a prendere un tesoro, dici? C'è della lava sott'acqua. C'è della lava sott'acqua, amici. Siamo 1-16 qua, perché questo qua sono i portali. Perché in realtà alcuni portali dell'ossidiana così spawnano sott'acqua. A me è capitato di vederli. Sì, ma la lava. Però senza la lava, ovviamente. Qua. Questo è assurdo. Sì. Qua abbiamo qualcun altro, però qua abbiamo uno Steve 2. Io credo di aver mai costruito una casa di legno in mezzo alla neve. È un bioma che non comprendo. Una delle mie prime vanille. Ah, beh, sì, agli inizi nel 2012. Però vediamo che cassa combina il nostro Steve 2. Make chest. Cassa?
Aspetta! Cosa hanno sbagliato? Non la potranno capire tutti. Make chest. Leggi il nome. Ah, ok. Vediamo se l'avete capito. Vediamo se lo comprendono nei commenti. Ok, va bene. Vediamo. Mezza cassa lui ha craftato. Ha proprio fatto i quattro blocchi ha utilizzato. Così, cinque blocchi ha utilizzato. Però, contenti loro, contenti tutti qua, eh. Noi... Credo che sia... No, un'uscita da una caverna. Con uno scheletro. Ma? A primo colpo non è neanche entrato. Oh, ok. Tutto nella norma. Tutto molto nella norma. Quanto sono alti sti alberi? Può essere. Sì? Di birch così alti? Sì. Ma no! C'è rimasto male il doggino sotto. Sì, ci rimani male però.